scrive Platone nella Repubblica, 611 d e seguenti. Dobbiamo ora rivolgere l'attenzione alla presente condizione dell'anima, che vediamo incrostata da mali innumerevoli, come Glauco, il dio del mare, la cui forma originaria può a malapena essere distinta, perché parti del suo corpo sono state spezzate o corrose o completamente sfigurate dalle onde. Si sono poi aggiunte incrostazioni, erbe, pietre e conchiglie, per cui ora Glauco assomiglia a qualunque altro essere e non più a se stesso. Fine della citazione. Si tratta di una citazione molto bella, poetica, artistica, tratta dalla Repubblica di Platone, nella quale si mette in luce il modo in cui l'anima umana può perdersi, può lasciarsi coprire da incrostazioni che la fanno poi diventare altra rispetto a se stessa. Anche l'anima dell'uomo contemporaneo, proprio come Glauco, dio del mare, di cui dice Platone nella Repubblica, finisce per essere coperta da incrostazioni, da quelle alghe e da quelle incrostazioni che sono costituite dalle ideologie, dalle sollecitazioni pubblicitarie, dall'opera costante di manipolazione portata avanti dal pensiero unico planetario. Proprio come Glauco, dio dell'anima, anche l'anima occidentale oggi non si lascia più distinguere nella sua vera forma. Le sue parti sono state spezzate, corrose, trasfigurate dalle onde del salino, dalle alghe e dalle conchiglie, fuori di metafora, dalle sollecitazioni costanti del pensiero unico. Perché sì, come Glauco, anche l'anima oggi finisce per essere corrosa, dispersa nel mare infinito del conformismo planetario. Non è vuota, come troppo spesso si ripete. L'anima dell'uomo occidentale oggi non è affatto vuota. Tutto il contrario. È semmai sovraccarica, inondata com'è di merci e di pulsioni controllate, di desideri indotti e di opinioni manipolate che la esortano a essere sempre meno se stessa e sempre più congruente con l'apparato tecnocapitalistico. Si verifica, cioè, in questo sovraccaricarsi dell'anima, proprio come Glauco, dio del mare, coperta da incrostazioni e da alghe, si verifica quella forma di burocratizzazione dello spirito, come la chiamava Goffman, che traduce lo spirito umano in irriflessa accettazione costante all'esistente, in automatica conformazione dell'anima alle funzioni sistemiche, in coerente e sempre rinnovata accettazione da parte dell'anima di ciò che è, dell'esistente. Ebbene, questo è il quadro del conformismo generalizzato in cui ogni anelito di riconoscimento e uguaglianza si perverte puntualmente in mortificazione e omologazione di massa. Ciascuno è libero di volere fare ciò che vuole e poi tutti inesorabilmente vogliono e fanno le stesse cose. Si attua cioè oggi, nel tempo delle anime ridotte al rango di Glauco, dio del mare, un'uguaglianza in cui spariscono le differenze e che in questo modo favorisce occultamente il proliferare ipertrofico della disuguaglianza fondata sull'omologazione qualitativa e insieme sulla massima diversità quantitativa possibile. Si crea cioè quel pulviscolo amorfo di atomi consumatori, interscambiabili, senza identità, tutti uguali fra loro, diversificati solo quantitativamente dal valore di scambio che portano nelle loro tasche.